per commentare questa partita. Tanto la delusione anche per i tifosi che sono arrivati qui dall'Abruzzo. Zeman ha detto vento e campo, primi avversari, poi il Messina. Sì, innanzitutto siamo molto dispiaciuti e amareggiati, soprattutto per questa gente che è venuta oggi a sostenerci in infrasettimanale. Purtroppo questa è la Serie C, i campi sono questi, oggi il vento è stata una roba, il primo tempo incommentabile, non riuscivamo a stoppare il pallone, però il campo è brutto per noi e per loro, quindi dobbiamo fare magari qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Soprattutto nel secondo tempo, perché il Messina anche con il vento vi ha messo più in difficoltà. Sì, forse sono abituati a giocare qui sicuramente, dovevamo magari spingere un po' di più, approfittare del vento, non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto due palle, un po' in mischia, un po' di confusione, però purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Soprattutto in queste situazioni, Facundo, sei d'accordo che dove non si può arrivare con la tecnica ci vuole quella cattiveria che forse è mancata un po' oggi, o meglio, ne ha avuta di più il Messina? Sì, sono d'accordo, dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, purtroppo nei momenti difficili bisogna lottare, bisogna cercare di tirare un po' fuori gli attributi e metterli in campo. Do l'auricolare a Facundo Lescano per una domanda da studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Lescano vi ascolta. Sì, salutiamo Facundo, la domanda da parte di Fabio Ferraresi. Sì, io volevo chiederti in cosa avete trovato difficoltà al di là delle condizioni del vento il primo tempo, ma nel secondo come mai non riuscivamo a fare nulla rispetto a quello che avevamo fatto discretamente bene nell'ultima partita? In cosa vi hanno praticamente messo in difficoltà loro con il loro atteggiamento? Secondo me arrivavano prima sulle seconde palle, forse ti ripeto per abitudine, avevano questa forza di arrivare prima, capivano anche dove arrivava prima il pallone di noi, e a centrocampo erano un po' dappertutto e noi non siamo riusciti ad andare avanti con i nostri esterni, con i nostri terzini, che è un po' quello che ci sta chiedendo l'allenatore per provare a creare qualcosa di concreto davanti.